Cari amiche e cari amici del clan georgici, ben ritrovati anche oggi nel nostro vivaio. Fantastico! Allora, abbiamo fatto un mesetto fa tutti insieme l'esperimento della margotta aerea. Oggi siamo qua e vediamo com'è andata, se le radici si sono fatte. No spoiler, ci vediamo dopo la sigla. Bene amici, alla presenza del maestoso Ficus elastica che abbiamo margottato insieme 4 settimane fa, oggi andiamo a vedere che tipo di progresso c'è stato. Se vi ricordate, avevamo consigliato di riparare dalla luce il manicotto con il terreno dove avevamo effettuato il taglio anulare, e quindi dovremo andare ora a scoprirlo verificando lo stato della radicazione. Se vi siete persi il video in cui spiegavo come fare la margotta aerea e tutti i dettagli inerenti, vi linko qui sopra il video, ci potete tornare in questo momento. Bene, bando alle ciance, rullo di tamburi e andiamo a vedere come hanno lavorato le nostre brave radici. Andiamo a aprire i legaccini che avevamo fatto intorno al cellophane nero. No, sta scherzando, è pieno di radici, eccola qua. Margotta aerea ha strafunzionato. Devo essere onesto, avevo già dato una sbirciatina, ma semplicemente perché, se vi ricordate, è bene ogni tanto dare una controllata, non tanto per la verifica della formazione dell'apparato radicale, quanto per andare a reidratare il terreno che c'è all'interno del manicotto. Mentre stiamo facendo la margotta aerea, dovrebbe mantenere sempre un pochino di umidità. Qualcuno mi ha chiesto: ma come fa l'acqua a uscire se abbiamo legato il sacchetto di cellophane impermeabile intorno al manicotto? È vero, però l'acqua viene estratta dalle radici, che in qualche modo le utilizza all'interno della pianta nei flussi vascolari, e di conseguenza è da lì che si ha la perdita di acqua. Volevo anche farvi vedere un'altra cosa. Avevo provato, per un'analisi differenziale, a fare una margotta aerea anche senza la copertura del manicotto con il film nero, però come potete vedere l'esito è stato il medesimo, c'è un'ottima radicazione anche su questa margotta aerea. Ma questo ci sta perché su queste piante tropicali d'appartamento, particolarmente vocate alla margotta aerea, come ad esempio il ficus, questa propensione alla radicazione della margotta è talmente spiccata che poca differenza fa se mettiamo o meno questa copertura oscurante. Oggi sono bravissimo, ho messo anche i guantini per lavorare, così ho le mani belle per andare in spiaggia, visto che è estate. A questo punto possiamo tranquillamente procedere con l'asportazione della margotta radicata. Quindi andiamo a togliere nella sua interezza il cellophane nero, operazione forse lo step più difficile di tutto il processo. Vediamo se ce la faccio. Dopo 10 minuti, ecco qua. E tra l'altro, incredibile, qua adesso sta partendo un nuovo germoglio dalla scella che c'è appena sotto la margotta, e questa cosa è perfetta perché la utilizzeremo come nuovo apice vegetativo, come prosecuzione del fusto. Evidentemente l'incisione anulare che andiamo a fare, interrompendo parzialmente il flusso di linfa, dà un qualche tipo di input all'emissione di un germoglio scellare sotto. Perfetto, andiamo quindi a fare l'asportazione della margotta aerea. Stiamo un pochino sotto la strozzatura con la piattina, col filo di ferro, perché altrimenti rischiamo che si apra tutto il manicotto e ci crolli fuori tutta la terra. Quindi in questa prima fase andiamo a tagliare 1-2 cm qua sotto, poi vi spiegherò anche cosa ne facciamo di questo sperone che ci avanza. Ovviamente dalla ferita vedrete fuoriuscire come al solito la linfa lattiginosa del ficus lirata. Ricordatevi sempre che è un pochino irritante, e da qua anche il vero motivo per cui ho dei guanti sulle mani. Ma la cosa importante è aver ottenuto la nostra nuova piantina, il nostro nuovo clone, con il suo bel apparato radicale già formato.
Ora andiamo ad aprire il tutto, mettiamo via la pianta madre e facciamo il rinvaso. Avevamo visto queste cose un pochino velocemente nello scorso video con una mini margotta che avevo fatto su un'altra pianta. Ora andiamo a vedere con calma questo procedimento. Quando avremo questo sperone che risulta dall'ultimo nodo sottostante la margotta era, sottostante il manicotto, la mia raccomandazione non è indispensabile, però da questa piccola porzione di fusto non ricaveremo nulla, non ci sono gemme in questo punto, per cui rischiamo di avere un pezzettino più o meno lungo che è lì un po' fine a se stesso, per cui possiamo andare a raccorciarlo e ci avviciniamo, senza magari andare troppo a ridosso, al nodo inferiore. Eccolo qua, perfetto. Ho preparato un vaso di coltivazione vuoto del terriccio One Plus, è lo stesso terriccio che abbiamo utilizzato per fare la margotta. Non ho fatto un esperimento differenziale con un altro terriccio non micorrizzato, ma so per certo che buona parte di questa attività radicale molto manifesta è dovuta anche alla presenza delle micorrize all'interno di One Plus, che sicuramente hanno aiutato molto 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 la radicazione. Se questi concetti di One Plus, micorrize, vi sono poco familiari, anche qua sopra trovate il video che fa per voi dove ho spiegato tutto per bene. Proseguiamo quindi utilizzando ancora il nostro terriccio One Plus. Beh, adesso l'operazione è molto semplice, dobbiamo andare a slegare. È semplice, mo vediamo se è semplice. Dobbiamo andare a slegare il nostro la nostra piattina o il nostro filo, la nostra raffia con cui avevamo assicurato il manicotto. Quando la radicazione è piuttosto avanzata, il pane di terra resta bello unito, dovreste avere poca perdita di terreno. Qua non lo so, magari siamo stati un po' frettolosi, potevamo aspettare anche un pochino di più, ma visto che le radici c'erano, ho voluto accelerare e farvi vedere un pochino questo video. Fuori, se vi ricordate, abbiamo fatto anche una margotta aerea sul melograno. Ieri sono andato a controllare e non sono ancora ben visibili le radici. Questo non perché non stia funzionando, ma perché, come avevo anticipato nel video precedente, sulle piante da esterno, l'ulivo, il melograno, gli agrumi, qui sono molto utilizzati questi metodi della margotta aerea, ci vuole un pochino più di tempo. Di solito si margotta a inizio estate per prelevare poi il clone verso settembre. Andiamo quindi a denudare la nostra margotta aerea, andiamo a togliere il suo sacchetto, però vedete che tutto sommato abbiamo una bella zolla di terreno compatta e non andrei a disturbarla. Se vi è possibile, lasciate così questo pane di terra con le radici che si è creato così com'è. Adesso andiamo a piazzarlo dentro il suo vasetto di coltivazione dove crescerà tutto felice. Qua ormai i clan georgici, le operazioni diventano banali, sapete benissimo rinvasare una pianta. Quello che vi raccomando è sempre di utilizzare magari del terriccio già umidificato in partenza, altrimenti date una bella bagnata quando avete finito. La cosa importante è fare sempre il nostro fondino, non serve mettere l'argilla espansa sul fondo. Chi mi segue su Instagram sa che sono avverso a questa cosa dell'argilla espansa sul fondo. Ci sono dei motivi scientifici, la letteratura moderna la sconsiglia, non è un parere mio. Approfondiremo anche questa curiosità in uno dei prossimi video, è molto interessante. Se non vi ho detto prima, se sulla margotta vi è avanzato tanto legno sotto, potete anche tranquillamente andare a accorciare un attimino questo sperone, non c'è problema, ma non è una cosa molto importante. L'importante è tenere sempre il livello del terreno non troppo al di sopra dell'inizio della margotta. È vero che il punto di inserzione dell'apparato radicale è un pochino sotto, ma non vi preoccupate, fidatevi, va benissimo così come vi sto spiegando. E quindi mettiamo il nostro terriccino sul fondo e poi piano piano andiamo a riempire con tutto quello che ci serve nell'intorno. Come vi dicevo, se ne avete la possibilità, andiamo anche successivamente al reinvaso, andiamo a dare una bella bagnata al terreno. Fate un po' di piscinetta sopra e aspettate che l'acqua si assorba bene, dovreste cominciare a vederla uscire poi dai fori sottostanti, vuol dire che
abbiamo dato la quantità esatta dell'acqua. Bene, non rimane che scegliere dei bei portavasi in cui inserire le nostre nuove piantine. Se avete paura che non abbiano un sufficiente sostegno, potete sicuramente mettere un piccolo tutore, come questo, che è fin troppo alto per carità, e poi sempre con le piattine che vi sono avanzate o col filo che avevate potete andare a fare un giro morbido in modo da tenerli un pochino adesi. Io sono molto contento, guardate che bella pianta, sta già facendo una nuova foglia, quindi veramente esperimento riuscito. Tra l'altro vi ho portato anche la margotta che avevamo prelevato dal ficus lirata quando ne abbiamo parlato nello scorso video. Sta molto bene, ha fatto una foglia nuova perfetta, l'ho dovuta portare in una posizione un pochino più schermata perché l'avevo messa all'esterno, ho visto farsi subito questi arrossamenti, queste bronzature sulle foglie. Nonostante fosse messa in una posizione dove prendeva poche ore di luce diretto, la pianta si vede che era ancora un pochino debolina e ha manifestato queste fisiopatie, ragione per cui l'ho portata ancora per un po' in una zona proprio un pochino più schermata, un pochino più riparata anche dalle temperature molto molto calde di questi giorni. Anche per lui comunque ho preso un portavaso, magari ci metterò sotto un po' di argilla espansa per alzarlo. Questi portavasi sono bellissimi, sono quelli della Elo, li trovate insieme a tutte le piante ovviamente sul nostro shop online vendita piante online.it. perfetto, Clan Georgici, esperimento quindi riuscito alla grande. Fatemi sapere come stanno andando le vostre e io vi invito a lasciare un mi piace a questo video se è stato di vostro interesse, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Se volete riprendere in mano l'argomento, qua sotto vi linko nuovamente l'articolo che abbiamo scritto nel blog dove spiego un pochino tutta la tecnica del margottaggio, ma c'è anche il video relativo che vi ho indicato prima. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro di passare delle buone vacanze se ci state andando, altrimenti buon lavoro. Noi in ogni caso ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo entusiasmante video.